E bello di ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua signori per andare a ricreare l'andata di semifinale di Champions tra Milan contro Inter, in un 7 contro 7 tutto agguerrito signori. E nel prossimo video per il ritorno delle semifinali di Champions League andremo a ricreare un 11 contro 11. Fatemi ovviamente sapere nei commenti secondo voi chi riuscirà a spuntarla tra Milan e Inter in questa andata di semifinale Champions League. Le squadre sono già state create, le abbiamo già formate. Da una parte la formazione del Milan, dall'altra la formazione dell'Inter. E quindi siamo pronti, siamo carichi. Ma prima di continuare col video ragazzi, vi volevo annunciare finalmente che le iscrizioni del camp per partecipare al pallone d'oro dei bambini sono finalmente aperte. Basta cliccare dal primo link in descrizione e compilare il form e poi potrete accedere finalmente ai nostri camp. 4 settimane ragazzi di puro divertimento, dove sarete in compagnia noi per la sua assieme a tantissimi altri ospiti che porteremo di volta in volta nelle settimane in cui faremo e nelle date in cui andremo. Quindi mi raccomando ragazzi, per partecipare al camp iscrivetevi dal link in descrizione e ovviamente vi porterò anche il riso col pollo, quindi non potete mancare. E detto questo ragazzi, continuiamo col proseguo di questo magnifico derby Milan contro Inter. Let's go! Dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, una buona sera da Maurizio Compagnoni. È il grandissimo giorno, è il giorno del derby di Champions tra Milan e Inter. Henry Lazza, detto anche Brahim Diaz, per quest'oggi è carichissimo e non vedo l'ora di giocarlo. Andiamo al saluto da parte di entrambe le squadre. Meraviglioso il colpo d'occhio qui allo stadio, addirittura partono anche i Vappa, ma soprattutto parte l'inno della Champions League. Let's go Milan! Let's go! Tutto pronto, Brahim, Tonali, Laura, Giroud, Magnan, Raffaele e Leao per il Milan insieme a Teo Hernandez, il capitano, mentre l'Inter risponde con Barella, Onana, Lautaro, Sofia, Lukaku, Çalhanoğlu e Brozovic. Si scambiano il saluto i giocatori dell'Inter e i giocatori del Milan. Siamo pronti, il calcio d'inizio lo darà l'Inter, si parte con subito un gioco di gambe strepitoso da parte di Romelu Lukaku. Gervino il pallone, anzi sbaglia tutto però ad approfittarne Teo Hernandez, il pallone in mezzo, il tiro e la palla che finisce fuori di pochissimo. Prima occasione, vediamo ancora Brahim Diaz, prova il coast to coast, parte Brahim Diaz, dall'altra parte vede l'arrivo di Teo Hernandez. Teo Hernandez, il tiro e poi la strepitosa parata di Onana due volte e poi deve arrivare Barella, ancora Barella. Gervino il pallone, il team nero azzurro, grande inserimento, poi ancora Barella, tiro, rete, Barella, 1-0, assist sontuoso da parte di Sofia. Fate esultare Niccolò Barella, eccezionale esultanza con Romelu Lukaku, un po' sbeffeggiante dire il vero. Barella time, parte il grosso sul secondo palo, ancora Teo Hernandez, poi Raffaele Leao, pensa alla rovesciata. Poi fa un doppio colpo di testa e serve Brahim Diaz con il suo destro. Per Hernandez, Leao, prova a girarsi e lo fa benissimo. Va Leao, Leao il tiro, Onana strepitoso. Onana che non esce da circa 4 mesi di casa. Vai. Un po' pallido. Parte la grossa di Brahim Diaz sul secondo palo dove c'è Raffaele Leao che può pensare al tiro. Hernandez. Allarga benissimo ancora per Brahim Diaz, insiste il Milan. Cross per Leao, il pallone dentro ancora, Teo! E c'è il pareggio del Milan, rete, Teo! Al 7° minuto del Milan, per questa grandissima azione, addirittura non c'erano più difensori centrali dell'Inter. Di nuovo, risultanza sbeffeggiante. Barella. Addirittura il giro del mondo per due volte il giocatore dell'Inter, si sistema il calzettone Leao. Momento di pura follia da parte di Barella, ne approfitta Teo Hernandez, poi Barella recupera. Pensa alla conclusione, il tiro e poi Magnan, quasi sorpreso dalla conclusione. Sofia contro Leao, tenta il tunnel ma riesce a recuperare ancora Sofia. Poi Teo Hernandez, con un numero strepitoso, prova ad andarsene.
Poi Leao, d'esterno per Ebrahim. Punta Brozovic. Si inserisce ancora Leao e poi Laura prova a girarsi, a mettere in mezzo. Romelu Lukaku riesce a capire tutto oggi in versione Osimhen per omaggiare il nigeriano. Ancora Laura e manca il punto vinto con il pallone e Onana capisce tutto. Riesce a rilasciare, attenzione, Mkhitaryan per Lautaro Martinez. Palla che carezza le fare, va sul fondo. Si riparte con Laura sulla tre quarti. Laura sembra Kakà. Kakà batte il tiro. Dita strepitoso. Anzi no, era Onana. Ora l'Inter con Çalhanoğlu. Viene Lautaro. Lautaro. Lautaro Martinez. Cosa ha provato l'argentino? Strepitosa girata da parte del numero 10. Andiamo a rivederla. Questa è che prima mano nel ritardo assoluto la difesa del Milan. Barella. Poi ancora il pallone dietro il palo. Mi assicuro che c'è un giocatore dell'Inter in possesso palla. Subentra ancora Çalhanoğlu. Il cross in mezzo, il tiro alla rete. Sofia, gran gol. Grandissima azione dell'Inter. Meritato il vantaggio da parte dei nerazzurri, che mostrano i muscoli. Arriva anche Romelu Lukaku con la GoPro nel deretano. Leao ne approfitta. Leao dentro l'area di rigore. Poi il pallone allargato, forse c'è stato un tocco. Indica il dischetto l'arbitro immaginario. Entrano anche tutta la panchina nel campo. Andiamo a rivedere. Parte il destro, il tiro. Ora l'ha battuto ed è 2-2. Gran gol al 15° minuto. Pareggio di Laura. Grandissimo gol. Ballettino. Vanno ad esultare meravigliosamente i giocatori del Milan. Al quarto d'ora, al 15° minuto, è 2-2 tra Milan e Inter. Pallone larghissimo. Troppo. Finisce nel fallo laterale, ma finisce anche nel primo tempo. Bravi raga, bella partita, bella partita. Raga, va bene, dai, però dovete essere più reattivi. Okay. Inter, come lo tuer. Basta! Ha ragione! Devi attaccare di più! Mi apri pure il gioco e ti hai fatto fare cazzata! Una volta ha fatto rigore! Basta fare cazzata! Non mi puoi chiedere di non far cazzata! Per favore, dai! La mia nascita è stata una cazzata! Poi il mister devi tirare di più in porta! Ragazzi, questa qui è una bellissima partita, lo sappiamo già! Però loro non sono fortissimi, riusciamo ad attaccare bene, la difesa è un po' troppo scoperta. Ibet, dove cazzo è Ibet? Ibet, ti ho detto prima, la devi essere lasciata la difesa scoperta prima. L'hai lasciata scoperta. Dai, mi voglio più concentrati, Laura. Nel rigore, hai spaccato il culo, già lo sai, hai già spaccato. GLS. Bravo, bravo. Okay, andiamo! Ci siamo? Si parte con 3, 2, Laura 1, punto di battuta. E Bennasser che riceve e Leao che ne posta. Grande giocata di Çalhanoğlu che riesce a liberarsi dei due avversari. Poi il pallone allargato per Sofia che vede l'inserimento del tiro. Brozovic ne approfitta nel buco difensivo. C'è il 3-2 dell'Inter, meraviglioso. Ed è ancora un assist fantastico da parte di Sofia. Gol e assist per lei. No, sta più indietro. Portiere Magnan oggi non impeccabile. Vediamo Leao, prova ad accedersi, meraviglioso. Leao pensa al tiro. Onana. Ancora il Milan avanti con Raffaele Leao. Prova ad accendersi. Brem Diaz vede Laura. Il destro. Onana strepitoso. Poi Laura. Tirantissimo. C'è stata comunque un'occasionissima per il Milan. Hernandez. Che gol. Mamma mia, 3-3. I rossoneri hanno in squadra Hernandez e Raffaele Leao che sono veramente strepitosi. Rossa in mezzo, addirittura pensa alla conclusione Barella. Diventa un assist per Lautaro Martinez che si mangia un gol. Stivore la gol del 4-3. Leao al limite dell'area, prova ad inserirsi ancora Hernandez. Capisce tutto Barella, prova a ripartire. Ancora l'Inter con Çalhanoğlu. Lautaro è solo. Lautaro contro Magnale. Lautaro a rete. Lautaro Martinez forse mette il punto esclamativo su questo derby.
ancora all'Inter. Colpo di tacco per Lautaro, anticipato però da Leao, che riesce a capire. Allora Leao prova a sgasare. Leao, limite dell'area di rigore. Leao, altissimo. Contrasto vinto da Brozovic. Poi Barella dal limite. Pensa al tiro Brozovic. Lo prova. E Romagnoli è battuto. Calcio d'angolo battuto da Sofia. Molto bene ancora per Mkhitaryan. Il destro. Maignan strepitoso. Poi vediamo ancora il grossino in mezzo di Van der Meijde. Emre, il colpo di testa di Van der Meijde. Altissimo. Ancora il Milan con Gattuso che prova ad entrare in area di rigore. Il tiro. La strepitosa parata di Toldo. E poi è un 3 contro 0. Vediamo Vieri. Vieri, Adriano. Vieri, parte il tiro. Rete, Bobo Vieri. E sono 5. E l'Inter strapazza il Milan. Vediamo ancora Kakà. Parte il destro. Kakà! Forse colpisce la traversa, forse dietro. Però l'Inter che prova ad andare con Embre. Allarga il pallone per Kiri Gonzalez. In mezzo c'è Di Biagio. Pensa alla conclusione. Rete, Maignan alla dita nel 2008. Ormai gioca sul velluto l'Inter. A tempo scaduto. Provato ad approfittare l'Inter. Il Milan, scusate, ormai siamo tutti ubriachi di stanchezza. Il grosso in mezzo. Leao, Leao, Leao. 6 a 4. Ma non basta per il Milan. Dai, 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 un minuto. 10. Però Raffaele Leao. 9. Prova a scalzare il Milan con Ebrahim Diaz e l'inserimento di Tonali. 5 a 6. Il Milan ci crede. Con il Milan, con il pallone in mezzo e il colpo di testa. La palla è fuori. Ancora la sgasata di Lautaro Martinez, che è sempre in vantaggio. E la palla che finisce fuori. Game over al San Siro. L'Inter batte il Milan 6-5. Un saluto e un ringraziamento da Maurizio Compagnoni. E quindi ragazzi, finisce così la prima andata di semifinale Champions League. Milan contro Inter. Complimentoni Inter. Speriamo che però nella realtà non vada a finire così. Fateci sapere chi è il football player of the match qui nei commenti tra tutti noi. E noi ci vediamo nel ritorno in semifinale. Solo se arriviamo a 15.000 like, ragazzi, facciamo il ritorno 11 contro 11. No, attendendo a Dendi, il risultato non cambia. 11 contro 11 uguale. Non mi preoccupate. E quindi dal Circolo Tennis Italia è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi. Ciao. Oh, Milan, fate i bravi.